E benvenuti a una nuova puntata di Pillole. Io sono Tobia Lamare, in diretta dalla contea di Frigole, che è un po' come quella di Hazard, ci sono più sgommate che persone. Ad aprire questa puntata la bellissima Spy in the House of Love dei The Bees, band psichedelica degli anni Ottanta. E oggi abbiamo i consigli psichedelici del nostro caro amico Sergio da Disco Nutshot di Lecce. Siamo in zona rossa, ai ai ai. Ok, zona rossa, quindi ci sono un po' di cose che sono chiuse, un qualcosa che è aperto, i beni essenziali. La musica non è un bene essenziale, quindi i negozi di dischi stanno chiusi, ma comunque tutti ascoltano musica, tutti ballano, sono felici o non troppo quando cantano nei balconi, ma i negozi di dischi devono stare chiusi. Il bene essenziale è, a un certo punto devo capire cos'è, perché sì, è bere e mangiare sicuramente. C'è una cosa che qui si parla molto spesso, anche il lockdown, che è anche un po' il fatto di essere soli, solitudine, no? Un po' può essere la depressione, può essere semplice tristezza, può essere rompimento di palle, ma soprattutto ognuno la cura con quello che può, e molto spesso si cura con i dischi, con i libri, con i film, ballando da soli a casa, facendo yoga. Siamo un po' in revival 80s, gli anni 80 che insomma andavamo verso i 90, però in questo caso è la new wave che cambia. Questi sono i R.E.M. Pop Song 89. Thank you.
mandiamo ancora un pezzo e poi ci mettiamo in collegamento con Sergio a Disco Nutshot. Vediamo se questa ve la ricordate. Questa è una grande band degli anni 90, si chiamavano Grantley Buffalo e questa era Mockingbirds. Buffalo, Mockingbirds. Ok, mettiamo un bellissimo pezzo di sottofondo, una grande psichedelia sempre e degli anni 90. Mercury Rev, Chasing a Bee. Andiamo a chiamare Sergio. Pronto Sergio, ciao, ci senti? Happy lockdown, happy lockdown. Ok, aspetta, ti regolo un attimo la saturazione, che stai saturando come Tarso Murro. Come Gesù Cristo. Eccoci. Allora, come stai Sergio?
Ma questa è una domanda di questi tempi che ormai ha perso significato. Eh sì, vabbè, però sempre meglio che male, insomma. Senti, allora io ho iniziato e ho fatto un post questa mattina perché a un certo punto ho detto, vabbè, saranno aperte le librerie anche i negozi dischi. Invece i negozi di dischi, come quelli di strumenti musicali, non sono beni essenziali per noi in questo momento, insomma, per il governo italiano. E che secondo me è un po' proprio, non è che loro, sai, secondo me non c'è una cattiveria di fondo verso i nostri confronti, è che proprio ci ignorano, quindi Non c'è cattiveria peggiore dell'ignoranza, sì. purtroppo. Eh sì, è come quando quella che ti dice meglio che esco e poi non me la dà, mi dà una pezza, oppure mi dice no, basta, piuttosto che proprio no, non ti caga proprio per niente. E Draghi è un po' come la fidanzata che vorresti, ma proprio no, non ti fila, ecco, forse, vabbè, siamo sempre là. Comunque, Bah, ce ne sarebbe da sì. parlare. E perché le librerie aperte, i negozi di dischi no? Fra l'altro, poi i negozi di dischi, in particolare i negozi di dischi specializzati, hanno un'affluenza anche minore rispetto a quella che A hanno voglia. magari le librerie, quindi sono anche meno rischiosi, no? Chiamalo Sì. così. E il fatto è che proprio ci ignorano, No, e poi tra incredibile, no? l'altro io dico, durante la pandemia, io quando sono andato a fare la spesa, mi preparavo per andare o nel banco, sai, negli ipermercati molto spesso ci vai per agevolare, no? Compri il mangiare dei cani, compri quello che serve per casa, i pannolini, il prodotto bio, insomma, prendi un po' tutto, quindi però sempre o al banco salumi, che so, della Coop, alla banco formaggi della Lidl, se non in qualsiasi altro ipermercato di largo consumo, e dovevi pogare un po' come concerti di sepoltura, no? Perché corridoi stretti, ovviamente nessuno che ti dice no, non comprare, e poi invece quando nei nostri piccoli Sì. negozi stiamo tutti molto attenti, distanziati, quindi c'è pure questa cosa che. Ma sì, poi i negozi di dischi, guarda, parlo del mio nello specifico, è un negozio che più di 5-6 persone al giorno, insomma, non è che, quindi insomma, non è effettivamente già in zona arancione, Sì, gialla, certo. particolarmente soggetto a rischi di contagio, insomma, però di fatto è così, non so, veramente non so perché. Mi viene in mente l'annosa questione sull'IVA del disco, no? Al Sì, 22%, che è esatto. un'altra cosa sulla quale, per esempio, Discoteca Laziale fino a qualche mese fa aveva fatto una battaglia, anche una raccolta di firme, alla quale ho anche contribuito e partecipato, e raccogliendone poi, insomma, non tantissime. Secondo me bisognerebbe sensibilizzare anche i consumatori, ecco. A quel Sì. punto forse qualcosa potrebbe cambiare, perché è chiaro, se il consumatore dice vabbè, ma a me che me ne fotte, tanto io compro dal greco, dall'olandese online, che mi costa pure di meno perché è venditore privato, non ci carica VAT, IVA né niente, a quel punto, cioè, qua stiamo sempre nella stessa Certo, situazione, sì. abbiamo sempre meno risonanza, abbiamo sempre meno visibilità, no? E Poi quindi insomma. io riflettevo anche su questo. Ad esempio, una cosa eccezionale è tra qualche giorno devo registrare uno show perché accompagno una compagnia di danza per uno spettacolo che verrà ripreso e poi mandato online. Quindi lavoro come musicista e riflettevo sul fatto: ma se a me oggi mi si rompe, per dirti, un cavo, mi si rompe un effetto, devo anche il plettro di quella grammatura, e non posso ordinarlo online perché online ci mette almeno quei 3-4 giorni. E Certo. allora perché io non posso avere i miei strumenti di lavoro mentre il carpentiero, l'elettricista li può avere? Certo. Quindi ci stanno queste. Il mondo dell'arte in una nazione dovrebbe avere il suo flusso turistico per tutta l'arte che è stata prodotta nei secoli, e al momento dell'arte, ma anche dell'arte, io parlo proprio dell'arte come artigianato dell'arte, no? Non sia, Sì, no, sì. né io né te siamo Michelangelo, però. Diciamo,
diciamo, possiamo sempre suonare. Ma parla per te, io vabbè, lo so, Angelo, non mangio a colazione. Comunque, diciamo, quindi noi siamo completamente ignorati questo. Quindi io vorrei fare una campagna tipo il dito medio alzato e... La prima parentesi enorme, è un paese vecchio e stupido sotto questo punto di vista. Di solito, appunto, parentesi enorme, quella sugli addetti ai lavori, della musica, sui musicisti, laddove chi ha avuto più risonanza, insomma, più visibilità, sono stati sempre i soliti orchestrali, li vogliamo definire così, che io amo tutti, per carità, li abbraccio tutti, però ti dà la dimensione di un paese che è comunque ancora è profondamente arretrato, Profondamente arretrato sotto questo punto di vista. Assolutamente. Va bene, purtroppo. Senti, io vorrei chiederti comunque gli aggiornamenti dal quartiere Ferrovia, a cui noi siamo molto affezionati, anche se è in lockdown, però comunque io te lo chiedo perché è una domanda di rito. Sì, ma guarda, sembra inesistente il lockdown stamattina, nel senso che c'è, insomma, gente che passeggia, spacciatori, prostitute, sembra che nulla sia capito, credo che nel pomeriggio beni però la situazione, insomma, sì, poi c'è il mister, il coach che qua a fianco è aperto, può fare, poverino, solamente, diciamo... delivery. Delivery credo neanche, asporto, insomma, funziona, possono andare e prelevare alla porta la loro quotidiana dose di caffè, così, una roba del genere, però intanto quantomeno dà un po' di luce alla strada, insomma, le poche attività aperte danno un po' di luce alla strada. La tristezza è il pomeriggio, la sera, capisci, veramente ti si stringe il cuore, durissima. Sono i pazzi, sembra 1997, Fuga da New York, no? Però non c'è Jena Blinsky. Cioè c'è Jena Blinsky. Beh, ce so io. Però non c'è la barba. C'è i capelli lunghetti adesso. Comunque non è un'astronave, questo è il fatto. Jena Blinsky ce l'aveva, no? Non so, cos'era l'Aliante, quando planava sulle... sui grattacieli. Senti, Sergio, di New York, allora che a questo punto il consiglio musicale che cosa ci consigli per io ho pensato quando me l'hai chiesto, insomma, quale pezzo migliore di cosa, di This Must Be the Place dei Talking Heads, perché basta leggere il testo, basta ascoltare il testo, no? Home is where I wanna be, e quindi ho pensato come cominciare la pandemia. Vabbè, dai. Prendesi a Zona Rossa se non con questo pezzo, no, tra l'altro bellissimo, insomma. Senti, vabbè, dovrebbe durare comunque, a questo punto sarebbero tre settimane scarse, ecco, durare. Mettetelo in loop per tre settimane questo pezzo di Talking Heads fino ad impazzire. Va bene. Senti, allora, comunque noi ci risentiamo. Ah no, allora abbiamo la settimana del 22, quindi la prima, la seconda, poi c'è Pasqua 3, 4, 5, 6, teoricamente il 6, quindi o il 6 o il 7 dovrebbe finire questa storia, quindi la Pasquetta non ce l'hanno concessa, ma il governo Draghi non sa che a Lecce esiste il Rio, questo non lo sa assolutamente. prima volta forse farò il Rio in vita mia. Senti, vabbè, comunque noi ci beccheremo telefonicamente di nuovo il 22, anche il 29, il 22 di nuovo per il pezzo di mezzo lockdown a questo punto. Se non mi sono ancora suicidato, perché insomma potrebbe esserci anche questa, ci sentiremo il 22, come dici. Altrimenti dovrei fare un memorial, tipo, cioè, Sergio, appunto, la prossima puntata, ecco, una puntata dedicata. Va bene. Senti, però, se succede questo, poi il vinile dei figli di Bubba lo lasci a me. Questo l'ascoltino tutti, insomma. Te lo metto da parte in negozio. Va bene. Ok, grazie Sergio. Allora mettiamo This Must Be the Place. Buona giornata. Ciao, buona giornata. Ok, This Must Be the Place. Noi saremo in diretta ogni giorno. Domani sempre alle 12 con pillole. Nuovi
nuovi ospiti domani, ovviamente. E questa settimana, giovedì, abbiamo un grandissimo ballerino della scena 70s, 80s, Maurice McGee. Ballato con Renato Zero, ha fatto due singoli di Italo Disco, uno con Moana Pozzi, incredibile. Siamo arrivati alla chiusura di questa puntata. Diamo l'ultimo pezzo, visto che, ecco, non siamo ben essenziale, siamo tutti, facciamo tutti parte di questa una grande freak scene, come diceva Dinosaur Junior. E questa è la mia dedica a tutti gli amici musicisti e lavoratori della musica. A domani alle 12 avremo ospite Leon Sedi in diretta per il suo nuovo singolo. E buon lunedì mattina e buona continuazione.